Piero. Sono emozionatissimo. Io ero già venuto per... Io ero già venuto 3 anni fa e avevo parlato appunto della mia mamma, che era una figlia spirituale, una delle predilette, amica di tanti figli spirituali, sì, come la nipote di Padre Pio. Mi dà le cartoline così le mostro, sì, anche al pubblico. Dicevo della Pia, che era la nipote, la Clonice Morcaldi, queste sono le lettere che parlano dell'insegnamento di Padre Pio. Una è poco prima della morte. Vengo qua. E l'altra è subito dopo la morte. Qui invece c'è praticamente la cartolina di quando Padre Pio accetta mia mamma come figlia spirituale. Allora, è del 1955. La mostriamo se riusciamo. Questa è del 62, quando io avevo 3 anni. Che cosa dice? E mi tiene... Piano, piano, so che sei emozionato, fammi capire pure a me. Allora, su questa cartolina è giusta, messa bene, sì. Che cosa viene raccontato? Cosa non lo so, lo leggo io. No, io sto mostrando. Ah, ok. Tanto l'avrà letta mille volte. No, dice praticamente, oggi Padre Pio mi ha accettato come sua figliola spirituale. Ed è, riporta la data del 1955. Mentre qua, del 62, dice che Padre Pio mi ha voluto vicino a sé, avevo 3 anni. Sì, e niente, appunto, cioè... E qui in queste lettere c'è praticamente l'insegnamento di Padre Pio, perché la Clonice Morcaldi è la figlia spirituale prediletta che è stata accusata ingenerosamente di essere l'amante di Padre Pio, una cosa assolutamente falsa. E niente, dicevo, a proposito di miracoli, visto che si mette in discussione i miracoli di Padre Pio, io posso raccontarne diversi. Per esempio la mia mamma, che era paralizzata con, inizialmente con il busto di ferro, qua si parla di anni 50. In un secondo tempo gli è stato messo il busto di gesso. Lei si presenta da Padre Pio e a un certo punto, avvicinandosi a Padre Pio, Padre Pio gli dice: chi ha il busto di gesso? La tocca, e da quel giorno lì mia mamma non ha più portato il busto di gesso ed è quando sempre stata... Quando le è stato raccontato questo? L'ortopedico. Quanti anni negli anni aveva 50, lei? Credo 29 anni, mi sembra. Negli anni 50 l'ortopedico, che si chiamava Rastello di Bordighera, dovette constatare che dopo una visita da San Giovanni Rotondo da Padre Pio, mia mamma non aveva più niente. E se vogliamo raccontare di un altro miracolo, un giorno mia mamma era a San Giovanni Rotondo, telefona a casa, mia nonna parla con mia mamma e gli dice che purtroppo mentre stava cucinando, l'olio bollente era caduto sul viso di mia sorella, Francesca. Mia mamma va in convento da Padre Pio e gli dice quello che era successo. Padre Pio gli dice: vai a casa, stai tranquilla. Nel momento che mia mamma torna a casa, la crosta era scesa e non era rimasto nulla sul viso. Quindi, se non sono miracoli questi, non so cosa possono essere i miracoli. Lei... Diciamo. Tutto questo, perché poi ognuno di noi ha una percezione, certo, privata, emotiva, certo, no? Un'altra cosa, di tutta questa io stesso... vicenda, mi scusi, dopo essere, perché lei ha detto che era stata scelta, no, la mamma in qualche maniera anche come spiritualmente, ecco, definiamo così, no, come una figura di riferimento, che significa tutto questo? In che senso? Cioè, in che maniera era stata scelta? Mi spieghi meglio. La visita di mia madre da Padre Pio è stata una cosa, come dire, è andata per curiosità, diciamo, no? Mia mamma era molto devota di Sant'Antonio e andò, non mi ricordo se era andata con mia nonna, comunque a un certo punto si presenta da Padre Pio. Poi all'epoca voleva confessarsi da Padre Pio, ma bisognava aspettare giorni e giorni per prendere i bigliettini per la confessione. Quindi a un certo punto vede che Padre Pio proprio non la considera neanche a morire, se ne sta andando, e a un certo punto si sente una mano sulla spalla che la ferma. Lei si gira, era Padre Pio. E Padre Pio gli disse: credevi ti lasciassi andare via così? E da quel giorno lì mia mamma si è innamorata di Padre Pio. Per 57 volte andò a San Giovanni Rotondo. Allora, e ci stette un mese 4 volte all'anno. Allora, posso constatare, notare, ogni qualvolta io ho raccontato storie legate a Padre Pio, l'elemento principale, fondamentale, è la capacità di comunicazione diretta tra
questo santo, questa figura e le persone che si sentono in qualche maniera coinvolte da guarigioni o comunque da una vicinanza particolare. È una caratteristica di questo santo? E quando e perché Padre Pio viene fatto santo? Allora, la canonizzazione è del 16 giugno 2002, voluta da Giovanni Paolo II, un'altra figura che è testimone diretta della capacità di intermediazione di Padre Pio col Signore, perché una sua amica guarì istantaneamente da un tumore all'intestino, è ancora viva a 96 anni, la dottoressa Wanda Poltavska. Giovanni Paolo II, allora vescovo di Cracovia, le scrisse 11 giorni dopo. La donna, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, viene sottoposta ad una radiografia e il tumore era completamente scomparso. Per cui diciamo che queste guarigioni in realtà non sono fini a se stesse. Padre Pio avvicina le persone attraverso i suoi doni straordinari per conquistarne l'anima, per fare in modo che queste persone cambino vita o che cambino vita ai loro familiari. Ecco perché un miracolo non è tale se è scientificamente inspiegabile, ma è tale se c'è un risveglio della fede, per cui la Congregazione delle Cause dei Santi fa esaminare la presunta guarigione prima da una commissione medica che si limita a dire spiegabile o no. Poi ci sono i censori teologi che dicono c'è stato un risveglio della fede, altrimenti rimane solo una guarigione spiegabile e non è miracolo. Volevo aggiungere una cosa su Gemelli. Il professor Rossi Valeri diceva prima Padre Pio non si è fatto visitare. Non si è fatto visitare perché Gemelli non era munito delle autorizzazioni e quindi lui, obbediente, perché aveva fatto il voto di obbedienza, Padre Pio ha detto se non c'è l'autorizzazione non ti faccio visitare. Però chiedo allo scienziato qual è lei. È corretto da parte di Gemelli scrivere una relazione scientifica in cui si parla di isteria, di psittacismo, cioè il fenomeno del pappagallo che imita, vedendo Gesù Padre Pio lo ha imitato facendo... Scrivendo nella relazione di non aver visitato Padre Pio e ponendo nella sua relazione una vera e propria diagnosi, è scientifico tutto questo? Allora, non era una diagnosi, io l'ho letto il referto. Isteria, psittacismo, scritto io. Erano delle ipotesi verosimili, plausibili. Quali sono tra e sulla base di che cosa possibili... le ha fatto le ipotesi? Se ha avuto un minuto per parlare con Padre Pio. Certo. Allora, se io venissi a dire adesso, se io venissi a dire adesso che anch'io ho le stimmate, mi prendereste sul serio o mi riterreste un millantatore? Allora, da medico, io prima di scrivere, non di dire verbalmente, ma di scrivere ad un monsignore del Sant'Uffizio, che poi era monsignor Perosi, da medico direi io ho visitato Padre Pio, non sono in grado di fare una valutazione, sarei in grado di scrivere e di fare una diagnosi qualora fossi messo nelle condizioni di visitarlo. Ma scrivere al Sant'Uffizio facendo delle ipotesi dopo un minuto di colloquio, mi dica lei se è scientificamente corretto. Il minuto di colloquio, rispondo. Gli scienziati che cosa fanno? Lo diceva il dottore prima. Fanno delle ipotesi. Se poi sono verificabili, allora possono assurgere alla dignità di tesi scientifica. Ma non se l'è tenuta per lui l'ipotesi, l'ha mandata al Sant'Uffizio. In assenza di questo sono soltanto delle ipotesi indiziarie. Siccome non è che Padre Pio, Padre Gemelli, non lo conoscesse, sapeva tutto quanto il percorso e quello che ha diagnosticato è che la cosa più probabile, più verosimile, più plausibile fosse quella. Che poi si sbagliasse, io non è che voglia sostenere le tesi di Padre Gemelli, ma se disse è un isterico, è uno psicopatico, va bene, anche di peggio, ma si espresse con dei termini che al giorno d'oggi non sarebbero però più utilizzati. Però oggi la Chiesa non è dalla parte di Padre Gemelli, è stata fatta una scelta storica ed è stata fatta una scelta molto importante, appunto, certo, quella di farlo diventare santo e di riconoscere un miracolo. Tra l'altro nel 2018, fra poco, ricorreranno i 50 anni dalla morte di San Pio. Una vita interamente dedicata al servizio di Dio. 50 anni trascorsi nel convento di San Giovanni Rotondo, tra preghiere, celebrazioni eucaristiche e lunghe confessioni. Padre Pio, a secolo Francesco Forgione, muore alle 2:30 nella notte di lunedì 23 settembre 1968.
Al suo funerale, tre giorni dopo, partecipano 100.000 fedeli. Un anno dopo cominciano i primi passi verso il processo di beatificazione, ma la strada è tutta in salita. Vengono ascoltati moltissimi testimoni e raccolti 104 volumi di documenti sulla vita e le opere del frate, poi inviati a Roma al vaglio degli esperti di Papa Wojtyła. Per il definitivo nulla osta alla beatificazione si dovrà aspettare fino al 1998, quando la consulta medica della Congregazione delle Cause dei Santi del Vaticano riconosce la straordinarietà scientifica della guarigione di Consiglia De Martino, una donna alla quale era stato diagnosticato un versamento linfatico in varie parti del corpo dovuto alla rottura traumatica del dotto toracico. La signora, devota di Padre Pio, chiede l'aiuto del frate di Pietrelcina e, inspiegabilmente, guarisce in modo estremamente rapido e completo, senza essere sottoposta ad alcuna terapia. Domenica 2 maggio 1999, in una piazza San Pietro gremita di fedeli, Giovanni Paolo II proclama beato Padre Pio da Pietrelcina. Subito dopo la beatificazione comincia il cammino per la santificazione. Determinante il riconoscimento del miracolo ricevuto dal piccolo Matteo Colella. Il giovane, affetto da una meningite fulminante, guarisce inspiegabilmente sotto l'incredulità di medici e dottori. Nessuno sa dare una risposta all'accaduto. La consulta medica della Congregazione per le Cause dei Santi ne riconosce l'inspiegabilità scientifica. Il 20 dicembre 2001 il miracolo viene promulgato e il 16 giugno 2002 Papa Giovanni Paolo II, di fronte a una folla di fedeli in piazza San Pietro, proclama santo il beato Pio da Pietrelcina. Brevissima, 30 secondi, stava rispondendo al motivo per cui sono sparite le stimmate nel momento della morte di San Pio. Il professore, un esempio è questo, la scomparsa delle stimmate di Padre Pio, che ha creato grossi problemi, sì. Invece è un fatto che la medicina non spiega, perché ovvero? Tutti sanno che quando le ferite sanguinano, quindi interessano il sottocutaneo, quando guariscono lasciano cicatrice. Non è una legge probabilistica questa, non è una legge, è una legge finalistica. Vabbè, insomma, quindi, si può spiegare questo evento? No, la medicina non lo spiega. Adesso io non dico, dopo ci sarà la teologia. Cioè non si può spiegare allora questo. Però è importante, no, per fare l'esempio, che ci sono delle cose, è vero, ci sono delle guarigioni, però bisogna vedere che guarigioni sono. Per esempio, se uno è morto e poi risuscita, è diverso. Allora, da uno che c'ha la poliomielite. Abbiamo compreso, sono in chiusura, volevo solo concludere con un suo ricordo di San Pio. In tre idee, breve, così dopo non mi tagliate. No, non tagliamo niente qua, vada. Allora, Padre Marciano. Io ho conosciuto Padre Pio all'età di 15 anni. Siamo arrivati dal seminario dell'Abruzzo a San Giovanni Rotondo, tempo di guerra, quindi con un camion americano, aria condizionata, immaginate un poco. Arriviamo a San Giovanni Rotondo e siamo lì 16 giorni, perché il superiore voleva che noi vivessimo con Padre Pio. E in quell'occasione ho visto Padre Pio uomo, passa l'economo, e Padre Pio sta in mezzo a noi e dice fai mangiare bene questi ragazzi, questa è carne che cresce. Il nonno. Da adulto pensavo sempre, beato Padre Pio, che c'ha le stimmate. Una mattina servivo la messa, dopo la messa Padre Pio fa baciare la mano senza i guanti. Io prendo la mano, fotografo con gli occhi le stimmate, la bacio e la do a un signore che era a fianco a me, che doveva essere un contadino, il quale prende la mano di Padre Pio e gliela stringe, e Padre Pio salta da terra, mi fai male. Terzo, Padre Pio, l'uomo della gioia, in terrazza si ride, si scherza, Padre Pio è l'anima della conversazione. Un medico offre un rinfresco, e le solite cose, i rustici, la birra, la Coca-Cola, l'aranciata,
finito tutto, queste bottiglie vuote adesso dove le mettiamo? Uno dice, mettiamole all'angolo della terrazza. Se viene il superiore, che deve dire? Hanno mangiato e bevuto e quindi... Allora, il superiore... Sono in chiusura, padre Marciano, sì. Le chiedo scusa, devo chiudere. Il superiore... Il superiore... Padre Pio si alza, si affaccia al parapetto della terrazza e dice, passa padre Raffaele, se adesso è gettata la bottiglia e va in testa a padre Raffaele, povera bottiglia. Oh, era anche simpatico. Il libro come si chiama, il titolo? Si titola Padre Pio e il terzo segreto di Fatima. L'ho scritto con Luca Serafini, che è un giornalista, sì. E Daniele Gallo, un altro giornalista. Grazie, allora lo leggeremo. Grazie a tutti per essere